Perché con Luigi De Magistris? Perché ha dato prova che nei momenti più difficili è un amministratore serio e riesce a risolvere i problemi anche i più difficili. Perché Luigi De Magistris? Perché è una persona che dà fiducia. Chiunque sa la sua storia sa che è una persona che ha lavorato sempre, ha avuto sempre un comportamento leale, è sempre stata una persona che è chiaro con chiunque, sia nel bene che nel male. Perché io a rimettermi in gioco? Perché penso che la Calabria stia passando un periodo abbastanza difficile, abbastanza negativo. Da qualche anno tanti problemi non si riescono a risolvere più. Se dobbiamo pensare a far l'elenco non finirebbe mai. È l'ultima delle regioni d'Europa e soprattutto non abbiamo la possibilità di poter recuperare se non rimboccandoci le maniche, avendo una visione completamente diversa da quella che c'è stata fino ad oggi. Il passaggio più importante è quello di dover ricomporre quello che è uno strato politico e soprattutto un gruppo politico di persone che hanno voglia di lavorare e di non pensare che domani finisce la politica e finisce anche l'istituzione. Il continuare, il dover programmare, il dover dare agli altri una speranza e un obbligo che ogni politico deve, specialmente nel momento in cui va alla gestione della regione, deve alla popolazione calabrese. Allora, insieme con i calabresi, tra la gente, tra tutti coloro i quali che soffrono, ci sarò anch'io per tentare di far ripartire una regione che è ferma ormai da diversi anni. Hanno dato la dimostrazione sia coloro i quali hanno gestito con una gestione di sinistra, sia quelli con una gestione di destra, di non aver risolto e soprattutto di non aver fatto fare un passo in avanti a questo territorio. Non è una storia, ma è la verità che ormai l'Europa e soprattutto l'Italia sa attraverso i mezzi di comunicazione, sa ormai perché ognuno tocca con mano i problemi che ha questo territorio.